Horizontal. Questo è il concetto che guida l'essenza e le azioni di Casa Italia. Uno slancio ideale verso il mondo, la curiosità verso ciò che è lontano, sconosciuto e affascinante. Casa Italia è un'isola, una nave, un faro sul mare di Rio, un faro che proietta una luce autentica fatta di opere più che di parole. Dovevamo trovare un posto che ci rappresentasse veramente e Rio applaude esattamente in direzione di questo punto dove in questo momento ci troviamo, cioè del Towards You. Il Towards You rappresenta esattamente quello che noi vogliamo dare a Rio, cioè siamo verso di voi. Rio è bellissima, ma non è certo facile. Essere qui, insieme alla città, significa lasciare una traccia. La sensazione non è mai quella di essere nella classica hospitality. Beh, è esattamente quello che noi volevamo cominciare a fare, che tutto possa creare dei messaggi e dare dei messaggi. Towards You, il concetto comunque di tutta una serie di attivazioni che abbiamo fatto dentro Rio, all'interno delle favela, ricreando una scuola per bambini. Vista da qui, la favela Rosigna sembra lontana. Un po' mi spaventa entrare in una comunità che ho conosciuto attraverso film come City of God o Tropa d'Elite. Ma quando ci arrivo, quello che trovo è differente. Ma come? E la violenza? Il narcotraffico? La tensione? Dove sono finite? Tra queste mura è chiaramente successo qualcosa. E quel qualcosa ha una firma, ActionAid, con il supporto del CONI e tra gli altri di UnipolSai. Questo è una specie di luogo d'incontro dentro una parte della città nella quale in realtà possibilità di confronto sono pochissime. La vera sostanza del lavoro che noi facciamo si vede nel corso degli anni, non dei mesi e delle settimane. L'importante è poi che quando i riflettori non sono più su quello che si può anche toccare con mano e vedere, il lavoro continui. E questa è una sfida che noi abbiamo accolto insieme al CONI verso queste Olimpiadi da 3 anni, ma che porteremo avanti verso il 2024, ripetendo queste cose anche nel percorso di costruzione di quelle che speriamo possano essere le Olimpiadi italiane. Anche oggi Rio de Janeiro mi ha insegnato qualcosa. In certi luoghi ogni istante è una sfida e ogni bambino, per diventare uomo, deve avere la tenacia del più forte tra gli atleti. A questo proposito, le Olimpiadi vanno avanti. E mentre ci sono ragazzi che si giocano 4 anni di preparazione in pochi secondi, c'è chi vive la sfida olimpica in un percorso lungo e faticoso. Il set è bello, ad esempio. E a raccontarlo in esclusiva a Next to Rio c'è Andrea Fondelli. Dal team Young Italy di UnipolSai, Andrea Daddy, che è la parte importante, Fondelli. Esatto. No, anche Fondelli è abbastanza importante. No, anche Fondelli, diciamo. Sì. No. Senti, e il tuo papà, siccome so che insomma ti segue, c'è sempre quel rapporto lì un po', diciamo, conflittuale, di sfida, esatto. No, assolutamente. Lui è stato un grande giocatore di pallanuoto, ha vinto i mondiali nel 78 e quindi quando io raggiungo qualche obiettivo, sì, ovviamente è orgoglioso, mi fai complimenti, però allo stesso tempo la battutina, la frecciatina ci sta sempre. Cosa ti ha detto quando l'hai chiamato? Ma è rimasto un po' senza parole, poi mi ha fatto i complimenti ed era ovviamente orgoglioso del fatto che fosse Olimpiadi. Senti, stai seguendo anche gli altri ragazzi del team? Sì, assolutamente. Ho visto proprio ieri Gregorio Paltrinieri, ci siamo salutati, abbiamo fatto 2 chiacchiere. L'atletica, quindi Alessia e Fausto, so che devono ancora iniziare, sono arrivati da poco qua, sicuramente ci beccheremo all'interno del villaggio. Bene, bene, molto bene. E senti, invece un'ultima curiosità, sei riuscito a fare un po' qualche giro a Rio, ancora purtroppo poco? Purtroppo ancora niente, non so se avremo l'opportunità, però... Ah, quindi non hai ancora potuto fare un paragone, diciamo, Copacabana o Ipanema versus Recco? Ho visto qualche foto e sinceramente, perché noi in Liguria possiamo dire il nostro, abbiamo delle belle spiagge, esatto. Sicuramente. Qua c'è del pane al formaggio, che è molto famoso. Sì, sì, sì. Che però vabbè, ragazzi, la formaggio è un'altra cosa, non si discute. Non aggiungo nient'altro. C'è chi sfida gli avversari in vasca e chi sfida il destino sulle strade di una favela. Comunque vada, in questo mondo, meglio tenersi allenati.